altri obiettivi nell'ultima mezz'ora, il Padova è stato costantemente in area del gol. Sì, credo che il primo tempo, onestamente, siamo stati timorosi, poco propositivi, abbiamo incontrato difficoltà, il Grosseto ha impresso un ritmo importante nella prima frazione e non siamo venuti fuori la distanza, insomma, con qualche modifica, qualche cambiamento. Credo che alla fine il pareggio sia una cosa che ci poteva stare, insomma. Anzi, ritengo che per il secondo tempo le occasioni per importa. In ogni caso è un pari che è rimediato così, quando il pareggio è una mancata sconfitta, una rimediata sconfitta, vuol dire che la squadra ha reagito bene al momento difficile. Una cosa positiva. Ecco, nel primo tempo e poi nella prima parte del secondo tempo, forse è stato il ritmo del Grosseto che vi ha messo in difficoltà, oppure ho visto che lei aveva anche, temeva un po' perché non sapeva anche come avrebbe potuto giocare il Grosseto. Al di là di questo, noi abbiamo un gruppo di giocatori, qualcuno di questi ha giocato poco, vedi lo stesso Palacarchi, hanno l'intenzione di mettere una seconda frazione, però magari sul punteggio di 0-0, se così. Così come gli altri, gli inconvenienti sono sempre dietro l'angolo, quindi bisogna fare attenzione. Credo di aver gestito il secondo tempo in maniera da poter rimediare, potevamo rimediarlo un po' prima, invece è arrivato proprio all'ultimo e questo da un lato ci ha fatto soffrire, però ci dà anche soddisfazione. Ho visto un buon Grosseto, se questo può consolare per questa mancata vittoria, però insomma, in tutta onestà credo che anche loro debbano essere contenti di aver raggiunto il punto. Grazie. Dopo oltre un anno finalmente è arrivato anche un rigore per il Padova, ha avuto una bella responsabilità appunto. Sì, la responsabilità, aveva avuto sul piede sinistro diverse opportunità, sia lui che Farias, che Iori, che hanno potuto attaccare, quindi è arrivata con questo rigore in modo proprio conclusivo della partita, il momento conclusivo della partita, e questo, ripeto, è un motivo di soddisfazione perché non abbiamo mai mollato fino all'ultimo, questa è una cosa importante. Però abbiamo visto un Padova un po' arrancato, soprattutto nel primo tempo, che cos'è che non ha girato? Nel primo tempo credo che ho riproposto lo stesso schieramento della settimana scorsa, puntando a qualche ripartenza veloce, che invece così ci facevano loro, nel senso che erano loro che proponevano il contropiede, quindi abbiamo sofferto, perché non siamo stati prudenti, anche se non abbiamo informazione, anche noi un paio di situazioni. E nel secondo, cioè, la squadra si è proposta molto meglio, sia come assetto che come norma. Anche perché con il Livorno abbiamo visto una collezione di azioni da gol, sì. Invece in questo primo tempo non ce ne sono state proprio. Le abbiamo avute nel secondo, c'è stata un po' un'inversione di tendenza. In casa forse siamo stati più incoraggiati a manovrare in velocità piuttosto che fuori casa, dove siamo stati timorosi, la parola giusta forse timorosi, poco pungenti, e per contro molto invece così, abbastanza senza personalità nel primo tempo, no? Invece nel secondo è venuto fuori quella parola che mi aspetto, che mi fa ben sperare. Cosa manca per arrivare finalmente alla vittoria? Manca di trasformare le opportunità in gol, perché le opportunità sono le creiamo, io questa volta non nel primo ma nel secondo tempo, però non è importante, basta crearle e trasformarle, questo ci ha mancato.